Perché è importante memorizzare bene gli hiragana? Benvenuti nel canale di Japalia. Io sono Elettra, bilingue di italiano e giapponese, e questo video è un complemento dell'ultimo video, cioè Impara il giapponese 11, nella quale vi spiegherò perché è importante memorizzare gli hiragana a chi vuole o a chi serve conoscere bene il giapponese. Riguardo al video precedente, vi lascio il link nell'e-box e in descrizione in modo che lo possiate visitare se siete interessati. Allora, perché è importante memorizzare gli hiragana? Innanzitutto, come ripeto sempre, nel giapponese ci sono tre tipi di carattere. In questi tre sistemi di scrittura, gli hiragana sono molto importanti per tre motivi. Il primo è che i hiragana vengono utilizzati per esprimere il modo di lettura dei kanji sconosciuti all'interno della frase, e i hiragana utilizzati per questo scopo prendono il nome di furigana. Il secondo motivo è che la maggior parte dei verbi giapponesi sono composti da un kanji più hiragana. Ad esempio, mangiare si dice taberu, taberu. Cantare si dice utau, utau. Dormire si dice neru, neru. Come vedete, tutti questi verbi sono scritti con un kanji più hiragana. Il terzo punto è il problema dal punto di vista della pronuncia. Difatti, si dice che uno degli errori più comuni fra gli studenti che imparano il giapponese è che quando si trovano davanti ad un kanji sconosciuto, invece di scrivere la pronuncia con gli furigana, cioè in hiragana, li scrivono con i caratteri latini. Tuttavia, in questo modo, la maggior parte delle persone non riesce più a proseguire gli studi. Infatti, per facilitare l'apprendimento della lingua giapponese agli stranieri, il governo giapponese ha pubblicato nel 1937 un sistema per convertire la pronuncia dei hiragana in caratteri latini. Questo metodo prende il nome di romanizzazione. E non è esclusivo e solo per il giapponese, ma anche per le altre lingue con caratteri non latini, ad esempio il russo, il cinese e il coreano. Solo per quanto riguarda il giapponese, il metodo e il sistema di conversione, cioè la logografia, vengono chiamati domaji. Tuttavia, questo alfabeto non coincide con la pronuncia, l'intonazione e l'accento delle lingue che utilizzano un alfabeto latino, perché è basato sulla pronuncia della lingua giapponese. Di conseguenza, se si continua a scrivere il giapponese con i caratteri latini, spesso si legge il giapponese secondo le regole della pronuncia della propria lingua, senza seguire quelle giapponesi. E quindi, quando la sentono i giapponesi, dà una strana impressione e non potrebbero comprendere la parola. Ad esempio, la famosa azienda giapponese di automobili, Honda. Ma essendo scritto con l'alfabeto sviluppato dai giapponesi, romaji, non si pronuncia Honda, ma si pronuncia Honda. Lo ripeto di nuovo. Honda. Un altro esempio in tema automobili è un'altra marca giapponese, Mitsubishi, che non si pronuncia Mitsubishi, ma si pronuncia Mitsubishi.
Mitsubishi. Quindi è fondamentale imparare il giapponese senza l'aiuto dei caratteri latini. Nel primo caso abbiamo visto un errore della pronuncia. Nel secondo caso abbiamo visto un errore riguardo la posizione dell'accento. In conclusione, il punto chiave dello studio della lingua giapponese è di memorizzare perfettamente per ogni hiragana la scrittura abbinata alla pronuncia. Questo metodo di studio vi renderà molto più agevole lo studio dei kanji. Il video di oggi finisce qui. Se vi è stato utile questo video o se vi è piaciuto, vi prego di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. E se avete qualche domanda o qualche considerazione riguardo a questo video, vi prego di lasciarlo nei commenti qui sotto. Allora noi ci vediamo in un prossimo video. Alla prossima! Matane!